pelacchiato stamattina. Buongiorno e buona domenica a tutti. Noi ci stiamo godendo ancora il relax, intanto che il Serpello è tornato, si sta facendo la doccia, 10 minuti poi partiamo per l'escursione di oggi, escursione tra virgolette. Sono finiti i tempi in cui partivamo, facevamo lunghe camminate. No, quest'anno va così e me la prendo proprio con calma. Magari cerco di fare meno strada, meno camminate possibili, anche perché mi stancano troppo, quindi il minimo necessario. Quindi diciamo che la mia escursione è arrivare in macchina al rifugio e mangiare tutto, riprendere la macchina e ritornare in albergo. Ecco, questa è la mia escursione. Diciamo che con il pancione, non è più un pancino che cresce, è l'ultimo trimestre, fare lunghe camminate, soprattutto in salita, non me la sento tanto, ecco, quindi va bene così. Cosa volevo dirvi? Abbiamo finito di guardare anche l'ultimo episodio della quarta stagione di Handmaid's Tale, il racconto dell'ancella, e devo dire che non delude mai. Io riconfermo, una delle mie serie TV preferite, fatte da Dio, bellissima anche questa quarta stagione, devo dire, a tratti un po' lenta, ma ci sta. Devo dire, normale, Serpella ogni 3x2, ma che noia, perché secondo me hanno lavorato più su un discorso di introspezione anche dei personaggi, che io ho personalmente apprezzato. Il finale, mi aspettavo qualcosa di meglio dal finale, devo essere sincera, non mi ha entusiasmata più di tanto, però nel complesso, quarta stagione promossa, e quindi attendiamo la quinta. Meraviglia. Chi è che sbuca? Un lupo. Chi è che sbuca? Andiamo. Cucù. C'è sta piscina fantastica, fatta da Joe Ponti, ancora. Guarda che ne ha, che ne ha ti dal panino. La certezza quando c'è gnome che ti ritrovi in giro sparse le scarpe, ovunque, a caso, così. Allora, secondo me sei bello ustionato. Ah, sì. Vediamo. No, hai preso così tanto sole. Io mi sto godendo, anzi, ci stiamo godendo. Eccoci qua. Gli ultimi minuti qui in montagna, con una pace pazzesca, il rumore sottofondo dei grilli. E
soprattutto un bel freschetto che ci mancherà nei prossimi giorni. Mi sa che a Bergamo non abbiamo lo stesso clima, la stessa temperatura, prevedo caldo. Comunque in questi giorni, goduto il weekend a figlio unico. Baci, abbracci, senza gelosie. Guarda che da domani finisce la pacchia.